Ciao, io lavoro al Teatro Regio, sono una scenografa e mi chiamo Tatiana Turco. Io sono Orazio Lodin e lavoro a Teatro Regio. Io suono il contrafagotto. Mi chiamo Laura Viglione e lavoro al Teatro Regio. Ciao a tutti, sono Alejandro Escobar, un tenore del coro del Teatro Regio e io lavoro al Regio. Sono qui da 33 anni come responsabile del reparto costumi e mi occupo quindi della sartoria, del trucco, delle parrucche. L'anno prossimo saranno 20 anni che lavoro qui a Teatro Regio, che appartengo a questo meraviglioso teatro, questa scatola magica, questa macchina dei sogni. Mi piace considerarla così. Finalmente, dopo un anno che abbiamo la sartoria con questi carrelli pieni dei costumi di Bohème, finalmente, ci stiamo preparando questa volta per la registrazione. Siamo tutti molto affezionati naturalmente alla Bohème, essendo una opera pensata, scritta e realizzata proprio qui per il Teatro di Torino, il Regio. E questo allestimento è proprio l'allestimento originale. Ritrovare sul palcoscenico le meravigliose scene che sono state riprese dai bozzetti originali della Bohème di 1896 è veramente una cosa meravigliosa. Anche Manon Lescaut ebbe la prima mondiale proprio qui. La particolarità di questa scenografia è che è completamente pittorica, quindi non ci sono parti costruite. Ce la stiamo mettendo tutta per far sì che questa Bohème diventi quello che è per questo teatro. Siamo orgogliosi perché il nostro teatro è stato scelto da Puccini per eseguire questa prima Bohème. Chissà se dopo il lockdown questi costumi provati un anno fa al coro, ai ragazzi, a tutti quanti andranno ancora bene.